È bellissimo, Baby Yoda lì che vede. Ce l'hanno fatta! Siamo vivi! Sì, ma il punto zero è esposto. Devi entrare. No, dai. L'ultima cosa che ci serve è un'altra copia di me dentro il loop. No, l'ultima cosa che ci serve è qualcuno che scappi dal loop. Devi entrarci e sistemarlo. Se signore, ho capito, Non vorrei ci penso. sbagliarmi, ma la Per non voce femminile attirare dovrebbe l'attenzione essere dei quella di sentinelli. Demora Magnani. Johnson, Magnani. Bene, Ah, devo l'agenzia, stabilizzare il ma sai punto che ieri zero, non mi so sigillare il proprio loop e al ricordato. contempo evitare che qualcuno scappi. Facile, eh? Ok, localizza i migliori cacciatori di tutte le realtà. Tracce triangolate e allineate. Eseguire. Speriamo che funzioni. Ecco, questo è quello di Spider-Man. Ah no, non è. Proprio la palla. Si ficca di nuovo, dai. Che è il sottosopra? Sembrava tipo il sottosopra. Ed è entrato in un'altra dimensione, nel punto zero. Nessuno fugge dal loop. Non se ci sono io. Sto radunando i più grandi cacciatori di tutte le realtà e ho iniziato dal migliore. Convincere Mando costa molti crediti, ma... Lui è il migliore, il Baby Yoda! È il piano? Puro caos. E nessuno può no, ma che seminarlo posto meglio è? Di loro. Secondo me qui è dove si trovava Menes, il miglior gladiatore esistente. Il tipo non è mai stato sconfitto. Sì. Mancake, un biscotto forgiato sul fuoco dell'ira. E Maeve, sai, solo una guerriera barbara muta forma. Mentre esplorano l'isola avranno conti da regolare e taglie da riscuotere. Chissà perché noi le skin di prima non si ricordare Assassin's Creed Valhalla. Ed è solo l'inizio. Ma quelle allora, pinacoli che cosa pendenti! Aspetti? La caccia è aperta. Oddio, che chiacchiera è successo? Crew di Fortnite è un abbonamento. Ogni mese devi pagare questo abbonamento se vuoi appunto 1000 V-Buck mensili, se vuoi un pacchetto tipo questo qui. Sembra poco un fanservice nell'abbonamento. È incluso anche il pass battaglia. Per questo appunto molti giocatori, molti utenti, devo dire la verità, compreso me. Utente. Anch'io me l'ho domandato, se uno vuole sbloccare il pass battaglia deve per forza comprare l'abbonamento o ci sarà la possibilità di comprare pass battaglia soltanto oppure abbonamento con quell'altro e pass battaglia? Appunto, mi sembra più che ovvio che in effetti avrebbero fatto così perché sembrava troppo limitata una cosa appunto solo abbonamento e tu per forza quello dovevi comprare e basta. Mandolino. Mandolino. Adesso farò la reaction ovviamente del pass battaglia, anche se nella stagione precedente non l'ho fatto. Non si potevano visualizzare gli stili, perché penso abbia degli stili. Vabbè, Baby Yoda che è felice, giustamente, non può fare altro. Non può fare altro che amare tutti noi. No, vabbè, ci sono gli stick che sono adesso animati. Animato. Prima invece erano statici. Cioè, adesso è come se fossero delle GIF. Quello mi fa pensare. Vabbè, questo enorme. Questa, se non sbaglio, è la terza astronave, o comunque il terzo velivolo, il terzo deltaplano di Star Wars che ho. C'è stato l'evento, appunto, di Star Wars, dove lì insomma c'erano le sfide. Vabbè, questo è animato? No, questo è statico. Ipervolo. Hyper in realtà. Peccato che però ah no, porca miseria, non l'avevo visualizzata così prima. Anche questa ha altri stili. Oddio, questo è... Aspetta, come cavolo si... No, questo è un easter egg, insomma, una citazione che ora non mi ricordo. Almeno io mi ricordo di un personaggio della Marvel, o...
qualcosa del genere. Anche se Star Wars non è della Marvel, ma vabbè. Wow. E come si dovrebbe... Forse ce l'ha dietro la schiena. Anche se, boh, queste ruote qui, insomma, questi ganci mi fanno pensare che il personaggio sta attaccato come al solito. Però, dato che sembrano delle ali, dovrebbero, appunto, stare dietro la schiena. Questo è un altro stile. Oddio. È animata. Terzetto. Sì. Cioè, sarmi in tre. Oddio, che cos'è questo? Wow. Questo è bellissimo. Wow, che figata. No, bellissimo. Oh, oddio, guarda gli occhi. Ma che è quello? Pane. Oddio, mi è venuta una cosa in mente. Forse è guardare troppo in là. Se uno ha la pistola, estrae le pistole che ha nella fondina. Se così fosse, tanta roba. Vabbè, no. Ci verrà tanta fame ogni volta che vedremo sto personaggio. Oddio, ho già visto il secondo personaggio, cioè il secondo stile. Cioè il secondo stile è quello dell'arma, è bellissimo. Si è imposta da solo. È un fuorilegge di Pancake che ruba Pancake. Oddio, che schermata è questa? Lo sciroppo d'acero. Il doppio piccone, ma spero che si possa selezionare sia doppio piccone che piccone, perché nella stagione precedente alcuni picconi, se non, o forse tutti i picconi del pass battaglia, tutti avevano questa possibilità. Ora che ci penso, quello stile cartunesco stava anche nella stagione 3, o se non sbaglio proprio stagione 1 del capitolo 2. Valchiria no, perché vabbè, le Valchirie avevano un particolare che ora non vi sto a dire. Una vichinga, Forse questo è il deltaplano più bello di questa stagione, di questo pass battaglia. Secondo me questo sarà utilizzato a una sola mano, non sarà in entrambe le mani, insomma, come i picconi. Oddio, Medusa, bellissimo. Ma che... Scusa, come dovrebbe camminare in questo modo? Non si capisce, non si vede nemmeno tutto. La coda com'è? O forse se selezioni questo stile, forse quando, se ti trovi in acqua, lì automaticamente si trasforma così. Cioè cambia in questo modo. Beh, questo ditemi quello che volete, ma mi ricorda tantissimo Assassin's Creed Valhalla. Eivor. Cioè praticamente, appunto, si poteva selezionare proprio questo tatuaggio, che poi in realtà no, questa pittura facciale. Bellissimo. In realtà questo mi sembra che è stato ripreso da quel personaggio, com'è che si chiamava? Bellissimo. No, vabbè. Questa è doppia lama, spero che ci sia anche quella piccone. A questo sembra in realtà un mercenario. Il desiderio di vendetta. No, vabbè. Una figata assurda. Bellissimo il mantello. Potenza stellare. Ah, già, io ho tolto la musica. Oddio, la corporatura. Ecco. Perché mi ricorda Sword Art Online il videogioco? Capisco, però, porca miseria, cioè. Ah, è animata. A parte il fatto che ci azzecca con questa skin che ho selezionato. Rimasto selezionato perché... No! No, 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 mi sono guastato perché io mi confondo con i tasti. Cioè, vabbè. I gladiatori sono arrivati. Comunque non so se ho fatto bene a mettere la musica perché mi sta stonando le orecchie. Pensavo andava a Fucolemmo. Ma questo è un imperatore, non è un gladiatore. Questo allaccia le scarpe. Ah no. È bellissima, ma è troppo grossa sta roba, sta skin. Ah, eccolo! No, aspetta, forse è animato, ok. Mi ricorda anche Steven Universe. Il bambino! Che fa? Quindi questi sono gli altri stili, immagino. Va bene, ah, eh sì, sono gli altri stili e io intanto mi sto... Sì, mi sto confondendo. Faremo un paio di partite, soprattutto per vedere la mappa. Com'è cambiata, per farlo insieme, per divertirci. Vabbè. Oddio! Ma io non l'avevo vista perché mi aveva mandato nuovi incarichi. Comunque adesso si possono aggiungere due giocatori in più. Oddio, ma
È una chat! No, vabbè, la mappa sembra essere spettacolare. Quindi questi sono incarichi XP. Incarichi speciali. Ok, questo molto probabilmente sono gli incarichi per sbloccare gli stili. Oh, ci sono... Ci sono di nuovo i pesci. Ah, ecco, sentivo qualcosa che bruciava. Non hanno diviso proprio tutta la mappa. Molto probabilmente hanno fatto una cosa come all'evento del primo capitolo. Il punto zero aveva fatto spawnare così a caso luoghi qui indicati dalle stagioni precedenti, tipo Pinacoli Pendenti aveva fatto diventare realtà diversa, o comunque erano ritornati i magazzini. Quindi molto probabilmente hanno fatto una cosa del genere. Io spero che questa reaction vi sia piaciuta in compagnia di Anthony. Se così è stato, mettete un bel mi piace, commentate e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Beh, io vado qua, gioco a palla. Vabbè, gioca a palla, noi intanto ce ne andiamo.